Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Abbiamo fatto ciò che Peter Gomez sui suoi canali social, nello specifico Twitter, chiedeva, cioè di ascoltare per intero l'intervento di Beppe Grillo. E ti chiedo, Peter, prima di passare al merito di quello che il fondatore del Movimento 5 Stelle dice, Elly Schlein ha fatto bene o ha fatto male a partecipare alla manifestazione del Movimento 5 Stelle che aveva come tema la precarietà e le eventuali riforme del lavoro correttive rispetto a quanto previsto dai testi del governo Meloni? E soprattutto non è un inedito che Grillo parli in questo modo. Il Partito Democratico però, anche quella minoranza che oggi si straccia le vesti per la presenza di Schlein, è lo stesso che ha governato, vedi Conte, vedi Draghi, insieme al Movimento 5 Stelle, che nelle regioni, è accaduto nel Lazio, ha fatto andar via alcuni assessori che erano interni all'area di centrosinistra per far subentrare assessori di quota 5 Stelle e governare insieme. E Grillo quelle cose le ha sempre dette, forse anche peggiori a livello di contenuto e di muscolarità verbale. Ma dai, è tutto finto. È tutto finto, dobbiamo dirlo, soprattutto i politici ovviamente sappiamo che mentono per natura a destra, a sinistra, Movimento 5 Stelle, perché cercano il consenso e quindi non contiamo quello che dicono e quello che commentano rispetto ai loro avversari, che non conta niente. La cosa grave è quello che è avvenuto sulla stampa, perché la stampa, è vero, può essere di destra, di sinistra, di centro, ma lo sanno tutti che quelle parole erano parole usate all'inizio, erano chiarissime, facevano ridere, al riferimento a un pensionato che era stato multato con 800 euro perché una notte era andato a riparare una buca di strada, era un riferimento evidente e chiaro ai lavori socialmente utili che, nonostante la legge, i comuni non hanno fatto, nemmeno quelli governati dai 5 Stelle nei confronti dei signori con reddito di cittadinanza. La cosa divertente però è che Grillo fa questa buttata, gli altri la rilanciano, ne parlano e fanno uscire il Movimento 5 Stelle dal silenzio. Il Movimento 5 Stelle era morto, nessuno ne parlava, nessuno si rendeva conto che Conte esistesse, fosse in vita, e adesso ne parlano. Questo è il risultato, se vogliamo decriptare il sistema dei media, fatto veramente di Jane Boccaloni, voglio dire. Ora, com'è? Poi, com'è? Al di là di tutto questo, tu stavi dicendo un'altra cosa. Io so solo che quando sei all'opposizione in qualunque paese democratico assumi di solito posizioni più estreme rispetto a quelle che quando sei al governo. Lo dimostra Giorgia Meloni, lo dimostra Salvini, lo dimostra lo stesso Silvio Berlusconi quando era in vita. Quindi io non capisco nemmeno le politiche nei confronti di Elly Schlein. Si dice, ma i 5 Stelle sono contro le armi in Ucraina e voi invece siete atlantisti, eccetera. Sì, assolutamente vero. Ma le coalizioni, capita in tutto il mondo, si hanno posizioni diverse su delle cose. Adesso li apriamo tutti.